Ringrazio l'Avvocato Valeri che ci ha assistito con la sua preziosa professionalità fin dall'inizio, in cui è stato, abbiamo dato il via a questo gruppo regionale di lavoro, un'assistenza veramente, diciamo, del tutto spontanea e volontaristica. Io lo ringrazio e gli sono molto grato, perché senza il suo contributo in alcuni passaggi molto delicati che abbiamo affrontato nel risolvere appunto alcuni casi, alcuni sono stati risolti positivamente, altri ancora sono in itinere, come è stato da lui sottolineato, abbiamo appunto avuto la sua preziosa consulenza per poter affrontare poi adeguatamente, soprattutto sul piano legale, le questioni accese con le varie amministrazioni comunali che portano avanti queste azioni discriminatorie. Grazie ancora Avvocato, e ora direi di passare così brevissimamente in rassegna con 6 o 7 slide che ho predisposto come al solito all'ultimo momento, ma spero che siano abbastanza esaustive. Diciamo l'elemento che oggi si presenta come fattore di assoluta novità anche per, non solo per la stampa, lo ripeto, ma anche per gli interlocutori istituzionali, la formazione di questa rete regionale contro le discriminazioni. Cercherò di mettere in evidenza i vari passaggi che hanno determinato la costruzione di questa rete, che oggi, lo vorrei sottolineare, è pienamente operativa e naturalmente è ancora in fase sperimentale, ma gode di questo approccio multidisciplinare in cui c'è anche l'università che dà un sostanzioso sostegno. Qui ci sono due rappresentanti dell'università, il professor Barbes e il professor Turrisi, che hanno, diciamo, dato il via anche a una forma di collaborazione con il nostro ufficio antidiscriminazioni per una, diciamo, un percorso non facile naturalmente, ma che sì, sicuramente partiamo anche con lo sport, ma che ci ha visto, diciamo, partecipi in prima persona a questa azione antidiscriminatoria. Vediamo qui lo spot che abbiamo predisposto. Non sei solo in un paese straniero, c'è chi può aiutarti ad affrontare i tuoi problemi, quindi rivolgiti al Garante delle Marche. Ecco, ringrazio il nostro Diego, certo che sta alle macchine per ora, ma si occupa anche del settore informatico, che ha proiettato questo spot pubblicitario che abbiamo diciamo costruito grazie all'ufficio stampa del Consiglio regionale e anche grazie all'apporto gratuito di un regista di fama internazionale come Puppi Avati, che non ha avuto un soldo per la costruzione di questi vari spot, e che chiederei, qui lo faccio ufficialmente, a tutti i rappresentanti dei nomi che sono presenti questa mattina, che poi verranno presentati dalla nostra funzionaria di riferimento dell'ufficio del Garante, dottoressa Borghesi, che chiederei di inserire nei siti web dei loro spazi, perché ritengo che questo sia uno dei tanti servizi che vada fatto presente, diffuso anche su scala regionale, proprio come un riferimento istituzionale stabile che noi vogliamo anche potenziare anche nel prossimo futuro. Fatta questa premessa, prima di passare brevissimamente, ripeto, in rassegna i momenti salienti della costruzione della rete regionale antidiscriminazioni, vorrei sottolineare un altro punto, prima di poi dare la parola a un altro ospite importantissimo di questa nostra giornata, il dottor Marco Buemi, che rappresenta l'UNA. Vorrei sottolineare un altro punto,
l'occasione del raccordo su scala nazionale con l'UNA, l'ufficio della Regione Marche è l'unico in Italia che ha avuto un riconoscimento istituzionale da parte del Consiglio regionale. Qui saluto, l'ho vista poc'anzi, consigliera regionale Bella Barba. Ecco, noi abbiamo istituzionalizzato l'ufficio antidiscriminazione con l'articolo 7 bis della legge regionale istitutiva dell'Ombudsman e siamo una e l'unica regione, perché come sapete io mi incontro su tavoli diversi a livello nazionale, difesa civica, soprattutto che è il settore che si occupa delle discriminazioni, nessuno ha un ufficio dedicato al fattore discriminazione. Questo lo voglio sottolineare perché molto spesso viene tralasciato, diciamo, anche dagli organi di informazione, e quindi voglio dire è un po' un fare disinformazione quando non se ne parla. Bene, come è nata questa rete? Ecco, c'era un interrogativo che esprimevo all'inizio del mio intervento. È nata attraverso una serie di sollecitazioni che sono venute anche dall'Università di Urbino, con cui avevamo dei raccordi, e quindi è nata negli anni 2012-2013 anche il servizio LAS, la sanità nelle Marche, ci aveva sollecitato, diciamo, a prendere posizione nei confronti di un problema saliente, quale quello appunto dell'assistenza sanitaria agli immigrati, ma ne parlerà poi la dottoressa Carletti, e ai soggetti discriminati. E quindi abbiamo pensato assieme all'Università di Urbino, con il professor Babes, che si occupa proprio specificatamente di questo settore, di avviare un'attività di formazione a tappeto su tutto il territorio regionale che coinvolgesse tutti i vari soggetti disseminati in questo nostro territorio della Regione Marche, con un'attività formativa specifica mirata a trattare i temi emergenti del problema antidiscriminatorio. Quindi qui vedete che, diciamo, abbiamo la nostra organizzazione come si è costituita nell'arco di questi due anni, 2012-2013, con un progetto chiamato Antenne. Perché Antenne? Perché le antenne sono i principali recettori di quelle che noi pensiamo siano poi le segnalazioni sulle discriminazioni, e quindi abbiamo coinvolto così a 360 gradi tutti gli operatori che all'interno della nostra regione singolarmente o in maniera associata si interessava al problema migratorio, e li abbiamo formati in tre diverse località: Fano, Rottamare e Ancona. L'Università di Urbino ha presieduto questa azione informativa a tappeto, e la rete finale, una rete che è una rete, vedete, non solo telematica ma anche una rete sociale. Naturalmente abbiamo sfruttato queste due, diciamo, diverse opzioni: la rete sociale, la rete dei rapporti che si creano all'interno del territorio regionale, la rete telematica e la rete di rapporti che si creano attraverso un website che è stato opportunamente attrezzato per ospitare non solo i link, ma anche, qui c'è il professor Turrisi che ha curato questa parte del lavoro, ma anche, diciamo, predisporre una serie di format necessari anche per fare le segnalazioni, per far sì che il nostro ufficio fosse l'utente finale, diciamo, delle segnalazioni stesse, e poi assieme al gruppo regionale che si occupa delle discriminazioni, diciamo, non solo monitorasse la situazione ma facesse e portasse avanti degli specifici interventi. Quindi voglio dire, questa rete importante è servita, vedete, a dare documentazione e consulenza, è stato un punto di riferimento e di denuncia per i primi casi relativi alle discriminazioni, e soprattutto abbiamo voluto che rappresentasse un punto, chiamiamolo così, di ritrovo per costruire questa prima forma di comunità di pratica
che non erano addetti ai lavori, magari questo termine avrà anche una sfumatura poco chiara. La comunità di pratica è una comunità di soggetti comunemente interessati a un problema, che mettono, diciamo, a disposizione le loro conoscenze, le loro performance, le loro esperienze per costruire buone pratiche in tutta la realtà regionale. Ebbene, il problema che ci eravamo posti all'inizio della nostra mission era quello di far sì che tutte le varie associazioni, tutti i vari soggetti, ne avevamo censiti un'ottantina all'inizio, di questi soggetti che si occupano di immigrazione e di fenomeni migratori, ecco, venissero a contatto tra di loro e si costituisse quindi, diciamo così, un terreno da rassodare, e la rete ha consentito appunto di mettere assieme queste risorse. Abbiamo formato un'ottantina di soggetti durante questo nostro primo percorso di costruzione della rete, e abbiamo fatto sì appunto che si ritrovassero in questo schema, ripeto, che non è solo sociale ma anche telematico. Qui vedete quindi come ha funzionato un po' l'inizio di questa rete, quindi la rete in luce, insomma, che ha visto compartecipi anche soggetti istituzionali come l'UNA, il dottor Guemi poi nel suo intervento ne specificherà i risvolti, e ha visto, vedete, come antenne i servizi sociali comunali, i mediatori interculturali, gli uffici di relazione col pubblico dei comuni, le associazioni pubbliche del privato sociale si occupano appunto del tema migratorio. Abbiamo cercato di consorziare, diciamo, perdonatemi il termine, questi soggetti per far sì che fossero poste le basi per questa rete antidiscriminatoria. Poi qui c'è stato il salto di qualità, ne parlava poc'anzi il dottor Santarelli, nel 2014, che ha rappresentato un po' l'internazionalizzazione, diciamo, di questo nostro percorso, con un raccordo anche extraregionale, la regione Umbria, e un impegno, qui c'è la dottoressa Piscitelli, che poi nel suo intervento sottolineerà anche questo, che ha rappresentato anche un arricchimento per il primo nucleo della rete, con il coinvolgimento delle associazioni che oggi sono qui presenti e che poi verranno declinate nella loro fisionomia anche dalla nostra funzionaria dell'ufficio dell'UNUSMA. Quindi i nodi è stato un passo ulteriore della costruzione della rete, che ha portato a questa maggiore aggregazione di soggetti interessati al problema discriminatorio, che hanno costituito, sto per terminare, hanno costituito questo algoritmo di flusso che qui vedete rappresentato, e che è un po' la foto, la fotografia, l'identikit di quello che è rappresentato oggi dalla rete regionale contro le discriminazioni. Qui vedete quindi come alla base, qui è rappresentato con il vertice, ci sia il cittadino discriminato, poi tratteremo anche di alcuni casi a riguardo. Ci sono poi i nodi, quelli che sono oggi presenti, e ringrazio, che danno informazioni, accoglienza, raccolgono i casi, danno supporto e valutazioni ai cittadini discriminati che chiedono l'intervento. Poi ci sono le antenne, sono quei soggetti che abbiamo formato negli anni precedenti, che costituiscono assieme ai nodi un unicum, di soggetti che portano avanti questo schema di segnalazione. E poi c'è questo gruppo regionale, che qui vediamo rappresentato non solo dalla parte sanitaria, l'ARS sarà poi la dottoressa Carletti che ne parlerà ampiamente, la dottoressa Carletti è stata impegnata anche su scala nazionale, perché coordina proprio il tavolo nazionale sulle discriminazioni per quanto riguarda l'area sanitaria. E poi abbiamo qui l'Università di Urbino, che ho già citato, oltre il nostro ufficio, l'Associazione Avvocati di Strada. Ecco, noi ci siamo fermati qui sostenendo anche che
di questo gruppo potranno far parte anche altre agenzie, però sapete, si dice a casa mia, poca brigata e vita beata, nel senso che non volevamo che in questa fase sperimentale poi troppi soggetti intervenissero su un problema che stiamo ancora sviluppando e su cui stabiliamo di volta in volta anche delle linee di intervento, quindi ancora in fase del tutto sperimentale. E poi c'è una a cui ci rivolgiamo anche tranquillamente, soprattutto per i casi nazionali, più volte ci siamo relazionati direttamente, discriminazioni contro i rom, discriminazioni, bandi discriminatori nei confronti dei cittadini stranieri che non rispettano leggi, normative internazionali e nazionali, che sono norme cogenti che ahimè le amministrazioni, come è stato detto, per una politica molto spesso di basso impero, definirei in questa maniera, non tengono in alcuna considerazione. Ebbene, noi interveniamo su questi casi specifici, lo voglio ribadire, la rete si occupa di casi concreti e vorrei che questa nostra giornata servisse proprio a un rilancio complessivo di questo sistema che abbiamo costruito con tanta fatica. Chiudo con due ultime slide che rappresentano l'impegno anche dell'ufficio dell'Ombudsman a favore della discriminazione. Sono due ricerche che tra breve presenteremo come risultati, c'è qui il professore che coordina le due ricerche e poi interverrà il nostro amico Edoardo, che si occupano, come vedete, sono a corredo, cioè servono a creare a colmare quel gap culturale a cui faceva riferimento Don Vinicio Albanesi. Abbiamo avviato, ma sì, è concluso, l'indagine su istruzione, diversità e discriminazione delle Marche, rivolta a un campione rappresentativo di studenti, ma ce ne parlerà brevissimamente poi il professore che coordina questa iniziativa. E poi abbiamo fatto lo stesso lavoro per quanto riguarda i dirigenti scolastici, quindi qual è l'atteggiamento della scuola marchigiana nei confronti del problema discriminatorio. Presenteremo questi risultati, se non vado dato alla fine del mese di aprile, primi di maggio. Concludo di nuovo dicendo che non c'è solo l'Università di Urbino coinvolta in questa azione di ricognizione, ma anche l'Università di Macerata. Qui abbiamo tempi un po' più lunghi, abbiamo sollecitato anche nei giorni scorsi la consegna del rapporto, ci stanno lavorando, ce lo hanno garantito, abbiamo fatto un lavoro di ricognizione sul sistema di accoglienza delle comunità qui all'interno della nostra regione, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati. L'Università di Macerata, ripeto, ha garantito, diciamo, la consegna del lavoro definitivo, almeno a fine di questo o del prossimo mese. Bene, io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e do subito la parola al dottor Marco Buemi, che ci illustrerà brevissimamente, diciamo, quello che sono le funzioni dell'UNAR e come l'UNAR stesso intende poi calarsi nella realtà, nelle varie realtà regionali per affrontare questo problema. Io lo ringrazio anche per la sua partecipazione e anche per la diffusione che è stata data a questa nostra iniziativa. Prego.